Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: Gerry Scotti è una furia, arrivano quasi alle mani, si sfiora la rissa. Ecco che cosa è successo al conduttore più amato della televisione italiana. Gerry Scotti. Il conduttore più seguito di Canale 5 è riconoscibile, proprio lui, sempre così calmo e tranquillo, arriva quasi alle mani, rissa sfiorata per Gerry Scotti. Gerry Scotti lascia tutti senza parole. Tra i conduttori più amati del piccolo schermo c'è sicuramente Gerry Scotti. Il gigante buono della televisione è da tanti anni che tiene compagnia al pubblico italiano con la sua dolcezza, il suo buon cuore e anche la sua chiacchiera. Gerry Scotti. Sicuramente è tra i volti noti italiani più apprezzati e seguiti di sempre. Proprio recentemente lo abbiamo visto alla conduzione di Striscia la Notizia insieme alla storica collega Michelle Hunziker, alla quale è legata non soltanto da un rapporto professionale ma anche personale. I due sono molto amici e si vedono anche lontano dalla televisione. La vita di Gerry Scotti procede a gonfie vele, non solo quella lavorativa ma anche quella privata. Circola voce, da qualche settimana, che il gigante buono della televisione starebbe per diventare nonno bis. Si tratta però di una indiscrezione ancora da confermare. Lui che è sempre buono e paziente con tutti, ha sorpreso però i telespettatori lasciandoli a bocca aperta. Sapete che cosa ha fatto? Gerry è arrivato quasi alle mani, rissa sfiorata per il conduttore più amato d'Italia. Il conduttore Mediaset perde la pazienza. Gerry Scotti come non l'avete mai visto. Il presentatore più amato di Mediaset si è concesso un'intervista a Muschio Selvaggio, il podcast diretto da Fedez e Luis Sal, durante il quale ha fatto delle confessioni davvero inedite. Gerry Scotti. Sapete che è arrivato quasi ad alzare le mani contro alcune persone? Rissa sfiorata per il famosissimo presentatore. In compagnia di Fedez e Luis Sal, Gerry Scotti ha aperto il suo cuore e ha raccontato di un episodio che è rimasto indelebile nella sua memoria. Il gigante buono della televisione ha raccontato di un momento molto doloroso per lui, la perdita della sua adorata mamma. Ebbene, proprio il giorno in cui la genitrice si trovava all'obitorio, un gruppo di parenti di un feretro vicino lo hanno riconosciuto e sono corsi da lui chiedendogli un autografo. Queste le parole drammatiche del conduttore. Non ho vergogna a dirvi che quando ero nell'obitorio da mia madre, una chiassosa compagnia di parenti del feretro vicino mi ha visto. Così sono venuti dentro con dei pezzi di carta e mi hanno detto, ci fai un autografo. Io non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso, poi ho guardato mia mamma e ho firmato. Gerry ha raccontato che in quel momento l'ira lo stava dominando e che se il buon senso non l'avesse fermato, si sarebbe reso sicuramente protagonista di una furiosa rissa. La confessione del conduttore ha lasciato tutti senza parole, anche lo stesso Fedez è rimasto sbalordito e ha dato la sua opinione. Il marito di Chiara Ferragni ha affermato che in una situazione del genere, lui avrebbe assunto un atteggiamento molto diverso, avrebbe dato una testata a chi si fosse avvicinato chiedendogli di firmare un pezzo di carta in un momento di così grande dolore. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.